Per questo ho voluto, tra i primi decreti emanati dopo il mio insediamento, accelerare sulla questione della coprogrammazione, della coprogettazione. Il PNRR sarà una sfida molto impegnativa per il Paese e non vi è alcun dubbio che anche voi siete chiamati a dare il vostro contributo, in particolare negli ambiti in cui il vostro patrimonio di conoscenze e di esperienze è fondamentale. Ho avuto già modo di dire che credo che se le linee guida sulla coprogrammazione e la coprogettazione fossero state vigenti da tempo e evidenti, effettivamente vivere la pubblica amministrazione, probabilmente il PNRR sarebbe stato parzialmente diverso. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come sapete, è impegnato affinché, definito l'impianto delle regole, si avvii in tutto il territorio nazionale una stagione nuova per il variegato mondo degli enti del terzo settore, dell'associazionismo di promozione sociale, degli enti di promozione sportive, delle imprese sociali, delle associazioni di volontariato, delle fondazioni, degli enti filantropici, delle imprese di comunità. Le parti più innovative e promozionali della riforma, a partire dal sistema di relazioni tra pubblica amministrazione e gli enti, che è regolato dal titolo V del Codice del Terzo Settore, dovranno rappresentare il terreno avanzato di innovazione per il pubblico, per l'insieme dei soggetti dell'impresa sociale, del volontariato, della promozione sociale, degli enti di promozione sportiva. Con il decreto dello scorso 31 marzo, il Ministero ha dato una forte spinta al tema dell'amministrazione condivisa, come dicevo, attraverso l'adozione delle linee guida, condivise con i livelli di governance regionale e locale e con la rappresentanza del terzo settore. È necessario però che questo dato normativo sia accompagnato effettivamente anche da un aspetto di carattere culturale. Per questo il Ministero sta avviando, in collaborazione con l'ANCI, un vasto programma formativo che si rivolge ai funzionari pubblici e ai quadri del terzo settore. Dobbiamo consolidare una cultura dell'amministrazione condivisa che sia capace di fornire risposte adeguate ai bisogni del territorio e sappia tradursi in coerenti e chiari atti amministrativi. Ma credo che accanto, diciamo, a questo lavoro, diciamo, dall'alto vada, e in questo chiedo in qualche modo un aiuto, un contributo, vada anche promosso uno stimolo dal basso. Io penso che sia assolutamente fondamentale che sia, dire, ciò che è esigibile sia reclamato. Dopo la fase pandemica ancora di più. Perché la riforma è un'opportunità per ricostruire e ricostruire ove non ve ne fossero comunità accoglienti e solidali, facendo dell'economia sociale un perno della ripresa economica. Se nulla dovrà essere come prima, lo stiamo dicendo sin troppe volte, proprio da qui allora passa un pezzo importante del nuovo modello che dobbiamo costruire. Non possiamo e non dobbiamo tornare sui binari che hanno portato alla creazione di sacche di esclusione nelle città e alla crescita delle diseguaglianze sociali e territoriali. L'apporto autonomo e qualificato dell'insieme degli enti del terzo settore sarà importante per la messa a terra dei progetti e delle molte risorse che ci troveremo a gestire nei prossimi anni. E in questa prospettiva avete l'impegno mio e di tutto il Ministero nel completamento delle riforme. Nell'immediato l'attenzione è concentrata sul perfezionamento del regolamento sul social bonus, che richiede il concerto di 4 ministeri e sul quale sono state operate le ultime limature al testo richieste dal MEF. Inoltre, a seguito del parere favorevole reso dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore, sono state trasmesse alla Presidenza del Consiglio le linee guida sulla raccolta dei fondi, sulle quali dovrà esprimere il proprio parere la cabina di regia. Un aspetto peculiare della riforma riguarda, come ben sapete, il tema della fiscalità degli enti del terzo settore. È stato aperto proprio su vostra richiesta un tavolo di confronto per l'individuazione di possibili interventi migliorativi della disciplina fiscale. I lavori conclusi alla fine di settembre hanno prodotto una serie di proposte ritenute dal Ministero coerenti con i principi direttivi della legge delega. E queste proposte costituiscono la piattaforma per il confronto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
dai cui esiti si dovrà tenere conto anche al momento dell'avvio di dialogo con Bruxelles in sede di notifica delle disposizioni fiscali che sono soggette al regime di autorizzazione dell'Unione Europea, cosa che avverrà in questi prossimi mesi, che avverrà però anche alla luce di una discussione, ho fatto accenno precedentemente, che si sta sviluppando a livello europeo, che si sta sviluppando anche in ragione dell'affermazione del pilastro sociale dell'Unione Europea. E noi abbiamo, diciamo, buoni argomenti perché molte affermazioni contenute nei documenti dell'Unione Europea e della Commissione, che riconoscono la specificità dell'esperienza italiana e riconoscono, diciamo, l'Italia come un modello sul fronte dell'economia sociale, che si è sviluppata, diciamo, per ragioni storiche, in modo più intenso qui che altrove, ebbene noi abbiamo argomenti per dire che a questo punto è anche importante che questo riconoscimento culturale, formale, diciamo questo ossequio che sennò rischia di essere retorico, abbia anche in qualche modo un riconoscimento dal punto di vista pratico sotto il profilo del regime fiscale. E questo credo sia un elemento che dovrà caratterizzare un movimento, mi auguro, diciamo, perché non può essere soltanto una trattativa burocratica che noi portiamo avanti, c'è il tema di una battaglia che va condotta anche a livello europeo, perché appunto si chiede all'Europa di tener conto di ciò che afferma in altra sede. Un'altra colonna importante della riforma è il registro unico nazionale del terzo settore, il cui avvio è in dirittura di arrivo. In questa prospettiva sono state programmate ulteriori sessioni formative sull'utilizzo del portale, che sono destinate agli operatori degli uffici regionali e a seguire alle reti associative e centri di servizio per il volontariato. In ogni caso, come più volte ricordato, ribadisco che la data di avvio del registro sarà resa pubblica con il necessario anticipo. In questi giorni inoltre abbiamo avviato con il Ministero dello Sport un confronto finalizzato ad armonizzare la riforma dell'ordinamento sportivo e la riforma del terzo settore, che dovrà vedere un apporto dei soggetti della rappresentanza degli enti di promozione sportiva. E nelle prossime settimane, d'intesa con gli organi della Fondazione Italia Sociale, vogliamo valutare il lavoro fin qui svolto e la programmazione per i prossimi anni. Come potete vedere, insomma, le attività in corso sono tante, a conferma di quell'interesse e di quell'attenzione di cui ho parlato in premessa, che in questa fase è riservata ad un comparto che rappresenta una opportunità è uno strumento fondamentale, lo abbiamo visto durante il periodo della pandemia, la capacità di prossimità e di tempestività nella risposta messa in campo dal terzo settore è una marcia in più per il Paese che io credo dovremmo saper utilizzare fino in fondo. All'interno del Consiglio del Terzo Settore vogliamo affrontare il tema dell'impatto sociale, partiremo dagli atti prodotti dal Ministero e dalla ricca elaborazione scientifica degli enti di università e di istituti di ricerca, sia in Italia che in Europa, tentando di arrivare ad una sintesi avanzata che possa essere applicata alla nostra realtà economica. Con il forum del terzo settore abbiamo inoltre avviato un rapporto con la RAI per il sociale con l'obiettivo di programmare un percorso condiviso che possa comunicare in modo nuovo il ricco mondo della solidarietà, della promozione sociale, dello sport di comunità, dell'economia sociale come scelta fondante di un nuovo modello di sviluppo che sia attento all'uomo e alla sua dimensione collettiva. La centralità che è assunta dal tema dell'economia sociale credo richieda un'attenzione particolare e questa dimensione abbraccia il rapporto con l'Unione Europea, l'implementazione dell'Action Plan on Social Economy, i rapporti bilaterali con i singoli stati fino alla cooperazione multilaterale e sotto quest'ultimo profilo l'Italia assumerà nel 2022 la presidenza del comitato previsto dalla dichiarazione di Lussemburgo sull'economia sociale del 2015. È quindi nostra intenzione portare all'attenzione degli altri Stati la valorizzazione del ruolo e della specificità dell'economia sociale nei singoli ordinamenti nazionali e nell'ordinamento comunitario. A questo scopo vogliamo offrire un apporto qualificato alla dimensione internazionale delle attività del Ministero e per questo è stato costituito un comitato scientifico a cui interno sono presenti diverse professionalità e competenze capaci di abbracciare la trasversalità dell'economia sociale. Accanto al profilo regolatorio deve essere considerato anche quello relativo al sostegno finanziario del terzo settore. Di fronte a un'emergenza pandemica,
consapevoli del ruolo svolto non soltanto nella fase di contenimento e gestione dell'emergenza, ma ancor più nella fase successiva, gli strumenti finanziari ordinari sono stati aumentati nelle loro dotazioni ed al contempo sono stati affiancati da nuovi strumenti. Altrettanto significativo è stato il sostegno offerto ai territori attraverso lo strumento dell'accordo di programma con le regioni e con le province autonome. Ma quello che vorrei dire è che non è solo una questione di risorse. Vorrei concludere con una riflessione. Voi rappresentate un pezzo d'Italia che è molto importante, imprescindibile, lo dico non per vuota celebrazione, ma perché è nella realtà dei fatti, e non riconoscerlo vorrebbe dire privarsi di un enorme potenziale. La capillarità e le dimensioni della rete sociale del terzo settore consentono di intervenire anche laddove lo Stato a volte non riesce ad arrivare o fa difficoltà ad intercettare. È un caso davvero che qualifica la cifra di civiltà del nostro paese. E non è invece un caso che tanti giovani siano attirati dall'impegno presso le vostre realtà associative. Destinare una quota parte del proprio tempo al servizio degli altri è qualcosa di straordinario, proprio perché non scontato. Questo ci dice tanto anche della forza valoriale del nostro paese e delle giovani generazioni, il cui impegno civico è stato troppo spesso giudicato in modo frettoloso e superficiale. Ecco qui che per ribadire la piena disponibilità al confronto e al dialogo ci sono tutte le condizioni perché questo possa definire un percorso comune, perché davvero sono convinto che non si cambia l'Italia senza il vostro contributo. Consentitemi due ultime notazioni prima di concludere. Una, ringrazio per ciò che ha detto Rossini, perché sono convinto che il vostro contributo riesce a dare un elemento di terzietà in un dibattito che riguarda il reddito di cittadinanza, che altrimenti diventa un dibattito meramente propagandistico. E il punto di vista di chi opera direttamente sul campo è assolutamente fondamentale per sottrarsi a una vera e propria, diciamo, contesa che rischia di essere esclusivamente ideologica. Io credo che noi dobbiamo quello strumento, ma lo dobbiamo fare partendo dal presupposto che non possiamo diminuire le risorse impegnate su quel fronte, perché credo che i prossimi mesi saranno ancora mesi difficili, e ridurre, diciamo così, le munizioni nel momento in cui la battaglia diventa più complicata sia assolutamente pericoloso. E lo dico perché sono convinto che dietro questo ci sia naturalmente un calcolo politico, come è un po' fisiologico, anche se forse questa mia affermazione è un po' frutto anche di una rassegnazione, ma c'è anche un pregiudizio culturale, perché in fondo si pensa che la povertà sia una colpa e che chi non è povero lo sia perché ha particolari meriti. Non è vero né una cosa né l'altra. E questo dato, diciamo, però, diciamo, è un collante potente nella tenuta sociale, in negativo vorrei dirlo, diciamo, non in positivo. E questo diciamo è un dato che va affrontato e che voi ci potete aiutare ad affrontare, perché altrimenti, diciamo, questa discussione rischia di essere davvero fuorviante. La seconda considerazione è, diciamo, di una nota un po' meno ottimistica, diciamo, ho sentito Marco Rossi Doria, io non credo francamente che un'impostazione neoliberista sia totalmente alle nostre spalle, perché sono convinto del fatto che ancora residuino impostazioni che assegnano al mercato così com'è un'intelligenza che non sempre il mercato dimostra. E da questo punto di vista anche qui il vostro contributo è fondamentale per uscire da una dicotomia che è stato mercato. Cioè, ci offrono degli strumenti attraverso i quali le correzioni del mercato non sono semplicemente assegnate a interventi di carattere regolatorio o peggio di carattere dirigistico. L'idea che ci sia appunto un sovrappiù di responsabilità sociale è uno strumento che anche in questo caso aiuta a fare un dibattito che non è un dibattito stereotipato, come altrimenti si rischia di fare. E in questo senso, come dire, vi ringrazio per la testimonianza concreta che portate su questo fronte.
che ci consente di condurre una battaglia insieme, l'ho accennato prima e concludo veramente, che riguarda il modo in cui si cambia la burocrazia, perché coprogrammare, coprogettare non può essere considerato un mero adempimento che si liquida con una lettera con la quale si segnala che c'è una procedura e con questa te la cavi. Coprogettare, coprogrammare significa fare una fatica, uso volutamente questo termine, assumersi una responsabilità. E allora ancora qui il confronto deve essere aperto per decidere insieme quali sono gli elementi attraverso i quali rendere pienamente esigibile questo obiettivo. Perché questa è anche una grande occasione per cambiare lo Stato. Non ci sono solo le grandi riforme del sistema, di architettura, la forma di Stato, la forma di governo. C'è anche la pratica quotidiana con la quale si costruiscono le decisioni. E delle decisioni che sono costruite con un'interlocuzione forte, che non significa rimettere il ruolo ad altri o delegare, come talvolta viene in modo sbagliato interpretato, diciamo, questo tipo di ragionamento, ma significa invece appunto condividere un percorso, una responsabilità e verificare poi questo percorso quali esiti dà. Ecco, questa io credo che sia una delle più importanti e grandi riforme istituzionali che il nostro paese può fare, è altro che presidenzialismo, semipresidenzialismo. La coprogettazione, la coprogrammazione è una delle più importanti riforme istituzionali del modo in cui vive lo Stato e in cui si rapporta con la società. In questo senso io credo che sia fondamentale la battaglia che si può condurre e che si può vincere in questa direzione. Grazie.